Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi andiamo a vedere una chicca indie, un gioco che costa soltanto 4,99€ ed è una storia che comunque promette di essere d'impatto molto breve, un'ora e mezza, circa 2 ore, e che però dovrebbe far riflettere, dovrebbe essere avere un bel impatto sullo spettatore, sul giocatore. Il gioco è in italiano, sarà un video veloce perché non ha senso spoilerarvi un terzo dell'avventura se l'avventura dura 1 ora e mezza, però calcolate che con 5 euro magari pagate cose molto più scadenti, quindi insomma valutate. Lo proviamo. Il gioco non ha molte recensioni appunto perché è di nicchia, perché è passato abbastanza in sordina, ed è un'avventura sottomarina, e a noi le avventure sottomarine ci piacciono molto, vero? Graficamente è molto particolare, molto Shudder. Morning, boy. E siamo su questa nave e vediamo come funziona. Ci si muove direttamente così ed è possibile giocare, rigiocare i capitoli singoli. Hungry? Sono 6 capitoli. Poi si prospetta essere un... dobbiamo prendere quello ovviamente. Si prospetta essere un thrill, almeno lo pubblicizzano così. Ma lascia spazio a molte, diciamo, supposizioni sull'evoluzione della trama. Quindi dovrebbe essere una storia anche che fa a riflettere. Comunque, al momento inizia tutto molto tranquillo, molto easy. Diamo da mangiare, non c'è questa grande interazione, nel senso che ci avviciniamo, possiamo fare solo questo. È un gioco che ci trasporterà, probabilmente anche per mano. L'ambientazione mi piace veramente tanto, anche la scelta dei colori molto... è uno di quei giochi che pesa proprio sull'anima del giocatore. Salve. Oggi è il grande giorno, pronti a salpare? Absolutely, Howard. I can't wait to find the last disc. Looks like Chester's ready too. Dobbiamo trovare l'ultimo disco. Hai tutta l'attrezzatura pronta? Hai ricontrollato la tua attrezzatura? Sì, devo collegare l'antenna e alzare l'ancora. I'll be fine. Just wait for me at home with the device ready. As you command, my lady. Praticamente lui forse si connetterà con noi. You got this, kiddo. Your father would be proud of you today. I know I am. Thanks, Howard. Allora, vediamo un attimo, perché vedete, io adesso inizio a fare già delle supposizioni, cosa dobbiamo fare? Io vedo che c'è una mappa. Il terzo disco del Capitano Espinosa, siamo sicuri che fosse sull'aereo scomparso fino ad oggi. Ok, dobbiamo alzare l'ancora e collegare l'antenna. L'antenna non ho idea di dove sia, ma presumo sia in alto, quindi andiamo su. Io clicco e poi sale la scala da sola. Eccola lì. Devo collegare la spina. Molto semplice. Proprio anche la scelta è coraggiosa dello stile grafico, dei colori. È come il gioco Oberdin, che non ho mai giocato, tra l'altro me lo mandarono una volta, ma rifiutai la richiesta e me ne pentii, perché era un vero capolavoro. Ogni tanto si sbaglia. L'ancora risolto è in fondo, però qua si scende. C'è l'equipaggiamento. Ah, l'ancora è davanti, ok. A mano? Vabbè, sarà un'ancora piccolina. Bella anche questa divisione così a fumetto. Great. Ready to go. Ready to go. Avvia la barca. Immagino si guidi da qui. Non sto controllando io adesso. Ok, così ci pigliamo anche il copyright. Dai, andiamo.
E cerco di parlarci sopra in modo da non farlo sentire, ma va bene. Sviluppato dagli Avix. Hanno fatto due giochi fino adesso. Questo è un altro su Steam, ho guardato. E vediamo. Adesso qua sta diventando un po' più colorato, però questo riflesso così da tramonto sul mare è molto bello. Tra l'altro non so se è italiano il gioco o no. Vedendo il nome sembrerebbe quasi, ma... No, secondo me no. Prodotto da Nico... No, non dovrebbe essere italiano. Lodevole il fatto che comunque, per anche se è un'avventura breve, sia presente nell'italiano. Poi a me piacciono sempre queste cose, un po' così con l'impatto musicale, un po' alla Life is Strange. Molto bello. Adesso, tra l'altro, non volevo saltare per non spoilerarvi troppo, ma... Adesso vi porto, diciamo, alla conoscenza di questo titolo. Adesso iniziamo, prepareremo le cose per partire e poi interromperemo, perché non ha senso che io vi mostri quello che alla fine dovrebbe essere comunque un film interattivo. 5 euro è un prezzo assolutamente onesto per l'esperienza di un'ora e mezza. Cosa devo fare? Tuffati in acqua. Ah, proprio così? No, devo prendere questo. Dobbiamo portarlo via al gabbiano. Ok. Ci mettiamo le cose. Casco pesante. Abbiamo tutto. Possiamo già andare. Manca altro. Tuffati in acqua. Ah, cioè, si è già messa tutta la tuta. Ok. Andiamo. E siamo già al capitolo 2, quindi vedete, non ha senso. Dobbiamo andare a esplorare il relitto dell'aereo. E non ha senso. Cioè, potrei farlo in live e finirlo, ma non ha senso. Io sono per la conservazione del gioco indie. E quindi non ha senso spoilerarvelo, perché la gente che lo guarda poi non lo compra il gioco, quindi mi dispiacerebbe veramente tanto. Ed è un peccato. Ok, è vero, dura un'ora e mezza, quindi però non voglio... Iniziamo a unire i pezzi del puzzle. L'aereo era di proprietà del museo, quindi noi non sappiamo niente. Iniziamo da zero, è tutto guidato, nel senso non possiamo saltare giù. A dire la verità non si può nemmeno saltare. Belli gli effetti di luce, bella la scelta dei colori, questo bianco e nero un po' così, un po' colorato, con oggetti con cui presumibilmente sì, infatti, si può interagire, perché qua dovrebbe apparire e permetterci di andare di là, dove c'è l'altra parte dell'aereo. Noi siamo arrivati lì, la cabina dovrebbe essere qua. Questa è una roccia. Non c'è niente qua. Si può salire qui? Così diamo un'occhiata dove... Ah, eccola là. Dobbiamo andare dall'altra parte, scalare la collina. Non è Subnautica, non c'è la sopravvivenza, non c'è l'ossigeno, niente di tutto questo. La cabina però è là, come ci arriviamo? Eh no, bisogna salire su. Però è quello che... vuole essere il gioco, un'esperienza. E non si può. Si può saltare su. Come facciamo ad arrivare là? Devo salire lì. Vuoi dire? Questi simboli rossi qui sì.
Probabilmente sì, infatti. È troppo ripido per salire. Ok, ci sarà qualcosa da prendere. Tipo questo. È bello il fatto che ci indica quello che possiamo fare con dei segni, dei colori diversi. Questo non si può prendere. Possiamo prendere la pala, sì. Non so cosa ci sta portando a fare qua. Però non credo stiamo cercando di avviare un motore, ma vediamo. C'è anche questo. Ah, ok. Qualcosa lo sta bloccando, ok, adesso ho capito. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo posizionare l'elica giusta, in modo che non dia fastidio. E così dovrebbe essere a posto. Infatti riusciamo. Perfetto. No, 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 no. Lascialo lì così. Bene, va bene. Preoccupati. Saliamo su. Adesso dobbiamo spostarla di là. Quindi va girato ancora di uno, credo. Così, perfetto. Perché deve salire da lì. Ok, capito l'enigma. Finally. Perfetto. Io penso che penso di avervi mostrato anche troppo finora. Arriviamo là alla cabina. La musica è bellissima, l'ambientazione è molto carina. Poi tiro sempre fuori il discorso che con 5 euro io mi mangio un panino in 30 secondi, quindi ha senso un gioco del genere. Sì, perché è un'esperienza, un'ora e mezza, 5 euro, non è male. Poi se lo trovate scontato tanto meglio, però potevano chiederne anche 10 comunque, perché comunque c'è una cura dietro, e è il fatto che si paga l'esperienza, il biglietto vale l'esperienza. Qua dentro cosa troveremo? Beh, quello io non me la sento di spoilerarvelo, ma lo potrete vedere insomma con il gioco. Ma fatemi sapere se conoscevate questo titolo, se è stata una sorpresa per voi, soprattutto che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi saluto, vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo video gameplay. Alla prossima, ciao ciao.